Parliamo di una bella vittoria, ma che è giocata molto sul ritmo. Certo, l'avversario oggi non era facilissimo da affrontare, probabilmente. Ma quello che ci siamo detti in settimana è che appunto dobbiamo ritrovare la stessa confidenza per arrivare ai playoff che avevamo l'anno scorso, che adesso stenta ad arrivare. E oggi la Mischia è entrata proprio con l'idea di fare un gran lavoro, lavorare insieme, lavorare uniti, e la prima mezz'ora era appunto improntata sul fatto del ritmo. Bisognava mettere ritmo, bisognava imporre il nostro gioco senza lasciare le cose aperte, senza lasciare loro possibilità di pensare che la partita potessero portarsela a casa. Siamo contenti, abbiamo visto che le cose le sappiamo fare, probabilmente come logico ci vengono molto molto meglio le cose semplici. Quando giochiamo semplice, teniamo il possesso, facciamo un lavoro sporco e mettiamo il nostro gioco, i risultati si vedono, quindi penso che Marco possa essere contento di questa roba. Adesso ne restano 4 partite, tutte difficili, e però sono fondamentali per entrare nei playoff e per vedere in che posizione entrarci. Un po' è anche colpa vostra se, diciamo, dovete vincere un metro su 4. Assolutamente, la colpa è principalmente nostra, perché siamo andati settimana scorsa a perdere a Gran Parma, una partita che era sicuramente alla portata, e adesso con tutta la serenità dobbiamo giocarci passo dopo passo come se fossero partite secche. Sappiamo che il calendario probabilmente avvantaggia un po' più Rovigo, che oggi è andato a fare la partita e ha vinto, e insomma dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibile. Per noi le semifinali iniziano mercoledì, già vado a campo. È un campo difficile, l'anno scorso abbiamo vinto bene ai playoff e anche al ritorno di campionato, ma stanno vincendo anche loro, nel senso stanno anche loro nel campionato, si sono arresi ancora. Sarà sicuramente difficile, ti ripeto, dobbiamo fare passo dopo passo, prendere fiducia e confidenza come abbiamo fatto oggi in quello che è il nostro gioco. Poi, invece personalmente Marco ha voluto farti proprio i complimenti a livello personale, ha detto: ho ritrovato il Pino forse di inizio stagione, non quello che avevo lasciato in Coppa Italia, che non sembrava non volesse prendersi responsabilità. L'avevo fatto capitano, probabilmente quello lì non va bene da capitano, ma oggi l'ho ritrovato a livello di Paul, a livello di essere titolare, di stare con la prima squadra. Mi fa stra piacere, anche perché sì, io credo caratterialmente di dare il mio all'interno del gruppo, ma forse di non essere un capitano. Farmi capitano in Coppa mi ha fatto estremo piacere, ma era comunque una parentesi. L'importante per me della Coppa era riuscire a trovare continuità. Poi sai meglio di me che il ritmo in Coppa, le attese, la concentrazione, tutto quanto cala, quindi il livello si abbassa e è inevitabile magari non essere al 100% di testa. Paghiamo queste cose qua. Comunque, è caduta una tegola enorme su tutti noi con l'infortunio di Paul, e ora ho in mano un'occasione enorme, devo sfruttare al meglio anche in vista della Celtic League. L'obiettivo mio appunto è giocare al meglio, giocare sgombro da pensieri, da altre cose, per cercare di guadagnarmi un posto nella lista della Celtic League, e prima ancora trovare un posto da titolare l'anno prossimo, è fondamentale.